E allora siamo qui a Villafranca Tirrena con Nicola Anastasi, organizzatore insieme al Motoclub Messina Factory della prima prova di campionato provinciale Enduro Sprint. Nicola, cosa hai dovuto affrontare per organizzare questa prima prova? Abbiamo avuto il sostegno da subito dall'amministrazione comunale di Villafranca per portare dopo 10 anni una nuova gara, una nuova tipologia di gare sulla nostra zona praticamente, e grazie al Messina Factory che mi ha dato la possibilità di organizzare la gara a casa praticamente, penso di dare un'opportunità a tutti i ragazzi che comunque si dilettano in questo sport di provare l'emozione di una gara e di farlo in totale sicurezza. Ringraziamo pure il proprietario del terreno, il signor Gulletta, che ci sta dando questa possibilità in un terreno vicino all'uscita stradale, per cui è accessibile a tutti. Non si è mai corso qui, per cui è anche una location nuova. Abbiamo un'area paddock sopraelevata che comunque darà la possibilità a tutti di vedere tutti i piloti, tutte le manche in comodità. Stiamo organizzando musica, mangiare, quindi pensiamo sia una giornata che potrà venire molto bene, di allegria, divertimento, e il sole dovrebbe farci compagnia. Da quando inizierete a fettucciare la zona? Vediamo che ancora siamo... Sicuramente da domani ci adopereremo per sistemare il tutto.